Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, sono arrivate delle notizie veramente, veramente molto interessanti da parte di Epic Games per quello che riguarda il finale di stagione, ragazzi. Abbiamo una data precisa. C'era un bel dibattito in chat, chi diceva termina il 9 luglio, chi diceva termina il 12 luglio. Ragazzi, da questa mattina, quando è stato in poche parole aggiornato lo shop, sappiamo che nelle news c'è scritto che il termine della season 4 sarà il 12 luglio. Quindi, ragazzi, come ci suggeriscono le news, se abbiamo ancora da rankare, ci sono ancora giorni di tempo. Chi deve arrivare a livello 80 per sbloccare tutte le parti di Omega ce la deve mettere tutta. Chi vuole invece arrivare a livello 100 stagionale ce la deve mettere ancora più di tutta. Ma oggi, ragazzi, siamo qua a parlare come al solito dei leak, quelli freschi freschi, quei freschi fraschi. Ci hanno mandato, ragazzi, delle cose incredibili nuovamente relative alle nuove location, alle nuove ere che troveremo su Fortnite nei prossimi giorni. Ovviamente tutti abbiamo visto ieri mattina il video delle 8 dove è apparsa l'ancora lì nella casella B6 che dà il via a una delle nuove ere che potrebbe benissimo essere quella dei pirati o dei vichinghi, comunque di un popolo che stava sulle barche. In poche parole, oggi ragazzi voglio farvi vedere una carrellatina di nuove immagini che non vi ho ancora mostrato e voglio chiudere con una roba incredibile che mi è stata mandata, ragazzi. Una cosa che ha davvero dell'incredibile, un mega bug che è stato visto da alcuni giocatori per un periodo limitatissimo di tempo che poi andremo a vedere insieme. Allora, ragazzi, siamo pronti, vediamo subito. 3, 2, 1. Samba da fai, guardalo qua, guardalo qua, ragazzi. Abbiamo la prima immagine. Questa, ragazzi, come vedete, è una porta. Tipicamente non mi sembra del Medioevo, secondo me è più una roba tipo greco-romana, nel senso vedo quelle decorazioni floreali là in alto, una porta che potrebbe essere benissimo facente parte di una delle nuove case che troveremo nelle nuove location, appunto, dedicate ai romani e ai greci. Niente di strano, ma sempre meglio farvela vedere poi, ovviamente, ragazzi. Oh, Gabidiel, ho trovato Gabidiel. Questo, ragazzi, è un capitello. Come vedete, è facilissimo dire di quale epoca sia. Infatti, io non me lo ricordo, potrebbe essere greca tranquillamente. Ragazzi, ci suggerisce che potrebbe esserci un tempio da qualche parte. Già si parlava di tempi e sarebbe fighissimo avere, sai, quei tempi, quelli che hanno le colonne, che ci vai dentro prepotente dalle colonne e potrebbero contenere dentro dei chest, quindi staremo a vedere anche dove verranno piazzati questi gabidielli. Non sapevo bene perché c'è questa ignoranza quando partono i capitelli. Andiamo avanti con un'altra cosa molto particolare, ragazzi, un'insegna di una scuola. Questa è vero che lascio un attimino a intendere la forma, che potrebbe sempre rimanere sempre su quel periodo lì medievale greco, però in realtà con scritto High School può tranquillamente essere associata appunto a tutte le altre immagini relative alle scuole dei giorni nostri che abbiamo visto e che dovrebbero andare a sostituire, se non ricordo male, un boschetto bisunto, ma non me lo ricordo benissimo se era il boschetto bisunto. Comunque, questa sembra una di quelle insegne, quella che mettono davanti ai clan delle scuole, sai, gli Omega, gli Alfa, quelle robe lì. Staremo a vedere. Comunque, la scuola, ovviamente, dopo questa immagine è confermata al 100%. Vien su qua, ragazzi, la stalattite giga, ragazzi. Questa è una stalattite che io ho associato al video che vi avevo già proposto un po' di giorni fa, dove si parlava che nella parte dei pirati, quando arriverà, ci saranno delle grotte. Nelle grotte potremo trovare chest interessanti, più di un chest, loro dicevano anche dei tesori. Io
associo la stalattite alla grotta violenta, nel senso, quindi andremo a vedere anche queste stalattiti che vengono su dall'alto come fistoni veloni nelle nostre grotte, probabilmente vicino al mare. Si prosegue ragazzi con un'altra cosa interessante che io in realtà non ho ben capito che cosa sia. Sinceramente non saprei capacitarmi dell'immagine che sto vedendo. All'inizio mi sembrava un castello, nel senso, però è un castello, buonanotte, un cancello mi sembrava, però non mi sembra, visto così, un cancello. Io non so cosa sia, quindi boh. Ditemi voi ragazzi qua sotto nei commenti se questa immagine vi suggerisce qualche cosa. Mi sembra un cancello, ma non è un cancello, nel senso, quindi non saprei cosa dirvi. Prima immagine segreta della giornata, raga, la dovete risolvere voi, se qualcuno ha qualche idea su dove può essere collocata un'immagine del genere. Andiamo avanti con un'altra cosa che anche qua è un ingranaggio giga con una ruota, con una roba lì, quella roba lì che sembra una marmitta gigante del 50, quando mettevi le marmitte giganti sul 50, siete troppo giovani, non sapete cos'è il 50. Potrebbe essere associato comunque ai giorni nostri, perché come vediamo ragazzi è un qualcosa di abbastanza complesso, o potrebbe benissimo essere magari il meccanismo dell'apertura di un possibile ponte levatoio, per dire, nel senso, perché non vedo comunque parti meccaniche importanti. Boh, non sapremo dove la vedremo ragazzi. Io le immagini che troviamo ve le porto per darvi bella lì le anteprime sugose, però ancora alcune cose non saprei collocarle neanche io. Andiamo, questa così prepotente, mi ero dimenticato che era qui. Allora ragazzi, aspetta che ti faccio vedere che cos'è questa immagine. Allora, questa immagine ragazzi è un'immagine che ho ricreato io basandomi su un'immagine vera sgranatissima di quello che ho visto, che mi è stato mandato da un utente, dal nostro ovviamente mitico quello che succede su Twitch e YouTube, dei giocatori ragazzi intorno alle 16:45 di ieri, per un brevissimo periodo, una manciata di minuti raga, mentre si buttavano con il paracadute tra Corso Commercio e i cantieri, hanno visto un'enorme distesa di sabbia che copriva praticamente tutta l'area che c'era tra cantieri e tra la foresta che vedete sopra qua. L'immagine era sgranata in una maniera vergognosa, quindi io mi sono permesso di riproporvi quello che stavo vedendo ragazzi. C'era una distesa enorme di sabbia dove si vedeva palesemente che era un bug, nel senso, ma si vedeva altrettanto palesemente che era un deserto ragazzi. Quindi potrebbe essere il primo vero indizio sulla possibile civiltà egizia che dovrebbe arrivare nelle nostre partite di Fortnite a partire dalla season 5. È vero ragazzi, perché c'è da dire che noi, o meglio che i miei data miner, hanno trovato un sacco di elementi fino ad oggi relativi ai pirati, al Far West e al Medioevo e ai greci e romani. In realtà raga, non è ancora stato trovato nulla relativo all'antico Egitto. Quindi se ne è parlato, abbiamo visto anche un emote qualche giorno fa che potrebbe essere vera perché è stata trovata nei file di gioco, ma elementi, oggetti, ambientazioni relative all'Egitto ancora non se ne sono viste. Potrebbe essere magari una cosa inserita più avanti, magari dopo metà della season 5, anche perché una delle teorie dice che le varie epoche verranno proposte con una certa graduatoria, quindi non tutte e cinque assieme, ma una alla volta. Io ragazzi vi lascio con questa fan art che ho fatto per voi, per farvi dare un'idea di quello che ho visto anche io e che era incredibile. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su. Mi raccomando, se volete continuare a vedere immagini e leaks relativi alla season 5, io vi mando un abbraccio grande, una bella iscrizione al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao! Oggi con i fan.
Ciao!